A dispetto della nobiltà del castello alle mie spalle, che è il castello di Torrechiara, oggi parliamo di un argomento interessante, a mio parere, che riassume quello che avviene al foraggio e ai mangimi, ai concentrati, all'interno dell'apparato digerente. Come capire cosa succede e com'è la digestione? È molto semplice. Una delle prime valutazioni che l'allevatore e i tecnici devono fare in stalla è la valutazione del fecal score, ovvero il punteggio della consistenza delle feci delle bovine. Come bisogna fare? Bisogna entrare in mandria in un momento in cui le ruspette non sono passate e osservare le feci sul fondo, sulla pavimentazione e iniziare a monitorare quelli che sono appunto i punteggi di score fecale. Il punteggio va da 1 a 5 e nel prossimo filmato vi farò vedere, appunto, con un po' di fantasia, come assegnare questi punteggi. È un argomento un po' particolare, lo capisco, però è doveroso stimolare la vostra osservazione in quella che è la qualità delle feci che escono dal tratto dell'apparato digerente della bovina. Ciao a tutti! Uno degli argomenti che spesso mi si chiede di trattare a livello di allevamento è il cosiddetto fecal score, cioè quello che è il punteggio in una scala da 1 a 5 della consistenza delle feci. Questo è un sistema pratico, empirico, che dovrebbe essere approfondito anche con il sistema della setacciatura delle feci, che ci dà un'idea di quella che è la digestione che questi animali hanno nei confronti della componente fibrosa e nei confronti della componente di tipo mangimistica della razione. Oggi trattiamo in modo particolare del cosiddetto fecal score, o punteggio della consistenza fecale, se lo vogliamo tradurre in italiano, che appunto va da una scala da 1 a 5, dove 1 è molto molle e 5 è molto duro. Ora andremo a vedere in pratica alcuni esempi di punteggio di score fecale in questa stalla. Queste sono feci con punteggio di circa 1, cioè c'è una grossa macchia di feci che si è distribuita su un'ampia area del pavimento. Sono circa 50 cm di diametro. Ora ve ne faccio vedere una un po' più consistente per farvi capire com'è una via di mezzo tra un punteggio 1 e un punteggio 2. Quelle sono feci con un fecal score tra l'1 e il 2. Vedete che le bovine hanno defecato e non si forma una vera e propria torta sul pavimento e non si riescono a definire degli anelli concentrici. Queste sono feci con un fecal score di 2. La massa fecale non è più spessa di 5-6 cm e non si definiscono degli anelli concentrici all'interno della massa, ma è una massa uniforme e piuttosto liquida. Andiamo a vedere un fecal score di 3. Questo è un fecal score perfetto di 3. Vedete che esistono degli anelli concentrici e l'area interna delle feci presenta una lieve depressione naturale. Alla caduta le feci fanno un rumore caratteristico che vi farò sentire un giorno quando avrò occasione di registrarlo. Il fecal score di 3, mettendo il piede, lascia un'impronta perfetta dello stivale, cosa che non avviene nel fecal score. Il fecal score di 4 invece è tipico dell'alimentazione delle vacche in asciutta ed è una torta molto più consistente senza raggiungere la consistenza delle scibale di cavallo, come questo caso. Vedete appunto che alla defecazione le feci cadono e formano un mucchietto. Fecal score di 5 in questo allevamento non l'ho trovato perché è una condizione difficile da reperire. Lo si può trovare o in condizioni patologiche o in condizioni di diete altamente fibrose. Normalmente i nostri allevamenti da latte con razioni con mangimi spinte hanno dei fecal score tra il 2 e il 3 e nelle asciutte troviamo dei fecal score di 4. Le condizioni patologiche, gravemente patologiche, sono il fecal score di 1 e il fecal score di 5. Il fecal score di 1 spesso e volentieri si ha in casi di gravi squilibri della dieta e dobbiamo preoccuparci quando in una mandria il numero di feci con fecal score di 1 supera il 5-10% delle feci presenti sulla lettiera nei passaggi nei corridoi.
Per cui mi raccomando, valutate il FECAL score e iniziamo a ragionare su cosa esce dal tratto digerente per capire quello che entra e com'è il processo digestivo. Ciao a tutti!